Buonasera, spesa fatta, spesone. Ma stiamo andando a casa. Francesco, andiamo a fare spesa insieme, lo giuro, mi fai venire freddo un po'. Mio marito prende, sta sempre a prendere. Maronna, mi ragazzi, già sto sudando perché proprio tutte queste spese, ho chiamato già le mie figlie che devono aiutarmi, se no non c'è per carità. Allora, eccoci qua, sono tornata a casa e siamo giunti con un nuovo svuota lo spesone. Mamma mia, per il momento è tutto calmo e tranquillo, poi non so come si evolverà la situazione. Qua è sempre un'incognita. Allora, passiamo subito alla prima busta. Voglio dirvi che tutta questa spesa che vedrete, perché mi dimentico a volte anche, abbiamo speso 200 euro. E adesso vi mostriamo tutto quello che abbiamo comprato. Poi, volevo fare un po' di pane, Pietro. Ma cominci. Allora, iniziamo la prima busta a casaccio. Allora, abbiamo preso le farfalle della Rummo, perché ultimamente stiamo prendendo sia Molisana che Rummo, che ci stanno mantenendo già su un prezzo abbastanza buono. Poi ho preso sempre le uova Naturella, che mi piacciono. Bicchieri di plastica, e un'amica mi disse prendi biodegradabili. Ragazzi, noi siamo tanti di noi, i bicchieri biodegradabili costano troppo. Tutto sto coso, i bicchieri biodegradabili costano molto di più e sono anche di meno, e qui non durano niente. Comunque non riesco, cioè non posso spendere troppo. Poi fino a quando riusciamo a comprare questi di plastica, poi vediamo di toglierli da mezzo, ragazzi. Comunque, poi ho preso i pelati, abbiamo preso, mi sembra, o 5 o 6 scatole di pelati. Questi sono della Torrente, che è una fabbrica di pomodori, limitrofo al mio paese, Sant'Antonio Abate, che produce degli ottimi pomodori, ottimi pelati, passate e tutto quanto. Poi abbiamo preso il tonno all'olio d'oliva. Abbiamo preso sia la palmera che era in offerta a 2 euro, 1,99, e poi c'era quest'altro tipo mai visto, sinceramente, la prima volta che l'abbiamo visto, 1,79 euro la rosa dei venti, non so se qualcuno di voi l'ha mai provato, sempre all'olio d'oliva. Maria, cominciamo a sbattere in mano. Poi abbiamo preso i Kinder Pane Choc, erano in offerta a 1,99 euro, invece gli altri Kinder Brioche, eccetera, stavano 3 euro, quindi abbiamo deciso Kinder Pane Choc. Ecco qua, altri pelati. Ho deciso benissimo. O yogurt, mo Pietro abbiamo metà roba e no. Poi abbiamo preso il kit di cialde. Come sempre. Oh my god, ma comincia Pietro, eh? Merepifrina e Kill, che è pericoloso. Mettila. Poi quest'altra busta. Allora, abbiamo preso le costolette Maria Pia, costolette di maiale. Questa però è la parte del capocollo, perché a noi piacciono più queste qua, le altre sono più asciutte, a noi poco piacciono. Ecco qua una bella confezione, che siamo grandi di noi. Poi abbiamo preso la salsiccia, ce la facciamo fare al Banco Macelleria. Poi abbiamo preso un roast beef, una rista di suino, che farò domenica come secondo, lo farò in pentola, non al forno. Quindi farò la rista in pentola con le verdure, carote, sedano, cipolla. E poi farò, vediamo un po', patate e piselli, non lo so. Vediamo come contorno. Poi ho preso la salsiccia montanara, il salsiccione, che a me piace farlo con i fagioli, con un po', giusto un po' di peperoncino al betto. Prendi, chi si è già insegnato il picnic. Poi abbiamo preso delle parti di pollo, che ne facevo? Mamma, io non voglio hamburger. il pollo. Mamma, posso finire il pollo? Poi ci sta la carne macinata. Ho comprato anche una fetta di carne per me.
Oggi è venerdì di Quaresima, ci mangi i bastoncini. No. Poi questi qua sono tutti fusetti di pollo, che sono buonissimi. Io li faccio con la paprika, il curry, vengono ottimi. Allora, poi altra carne macinata. Ah, Mary P mi sta aiutando. Mary P, fanno un saluto e vola. Ciao. Vieni qua, allora chi ti vede? Poi gli hamburger, i panini. Papà, non mi voglio la PS5. Poi la Philadelphia a porzioni, che voi sapete che a casa mi non deve mai mancare. Besciamella, anche se noi la sappiamo fare la besciamella, vero Mary? Maria Pia fa una besciamella, però ragazzi, la praticità che a volte serve. Poi abbiamo preso il finna pecorino, poi la pasta di Martino, abbiamo preso Molisana, rummo di Martino un po' misto, perché alcuni formati non c'erano di altre marche, e quindi abbiamo preso i mezzi carneroni della Di Martino. Poi, meno frange, cosa ha schiattato proprio a cosa del formaggio? Ho fatto una pizzetta. Comunque abbiamo preso pure il formaggio grattugiato che si è schiacciato qua la pascetta. Si è deformato proprio. Poi abbiamo preso le olive verdi e anche le olive nere, che ma non so in quale altra busta sta. Ketchup, Fida, vieni qua, vieni a fare un saluto. Fida. Poi ho preso la besciamella, altra besciamella. Poi ho comprato il verduri, che è una passata, una classica passata di verdure, che se trovate anche quella sottomarca potete prenderla tranquillamente. Però il verduri è proprio buono, è ottimo, perciò io prendo il verduri. Buonissimo. Questa, scusate, asparagi, agli asparaci, asparagi, mio marito mi ha corretta. Poi abbiamo preso il petto di pollo delle confezioni, che è aumentato proprio tanto al chilo, 11,99 euro petto di pollo, ma è proprio una rapina, mentre costava 7 euro al chilo è aumentato 11,99, 12 euro, io non l'avrei preso, Francesco. Comunque, che mio marito prende e prende. Vuole di tutto. Poi abbiamo preso un po' di salame. Ida, vieni qua. Eccola Ida. Facci vedere. La bellissima Idarella. Già col pane ciò in mano. Poi abbiamo preso il rotolone Soavex. Fanno pure la pubblicità lo Soavex, Maria P. Ah no, ciò che è andato Soavex. Pensavo che facessero una pubblicità. Poi abbiamo preso anche gli spiedini. Questi li facciamo domani sera, vero? Gli spiedini quando li dobbiamo fare, Francesco? Adesso! No, oggi non si mangia la carta. Poi ho preso una confezione di kiwi, perché io, a parte che a me piacciono e li tengo pure, però c'è mio padre che ogni tanto per furto della mia frutta. Ah ecco, poi ho preso un'altra confezione di verduri, queste zucche e carote. Madonna, dopo mi voglio fare quello agli asparagi, perché è la prima volta che lo compro e non so neanche com'è. Quindi proverò quello agli asparagi. Poi altra pasta. Aspettita. Poi abbiamo preso melanzane. Limoni, altra pasta, abbiamo preso questo formato i gemelli, li vedo tipo i trofi, Maria Pia, tipo trofi alla cioè di pasta, che questi col pesto secondo me vengono buoni. Poi spaghetti, abbiamo fatto un po' di rifornimento ragazze. Poi ho preso la salsiccia di tacchino che mangio io. Poi le penne, vabbè la salsiccia di tacchino la mangiano anche le ragazze una volta. Poi ho preso i biscotti buon grano, che erano anche in offerta, sono integrali ricchi di fibre, quindi anche per le ragazze, per mamma, che piacciono le cose più integrali.
Poi abbiamo preso tre pacchi, senza che vi faccio vedere tutti quanti. La carta igienica Wow, questa è quella compatta, perché abbiamo litigato io e mio marito per la carta igienica. Perché io volevo prendere questa e lui quelli della... È quella della scala. Ragazzi, ma sono dei rotolini così piccoli, ma talmente morbidi, cioè alla fine, sinceramente... non ne valeva la pena, perché noi che siamo tanti di noi finiscono subito. Questa invece è una carta che dura. Mio marito ovviamente pensa che sempre che si ottura il bagno con la carta più compatta, più dura, però secondo me questa è la migliore della Wow, quella di 1,85 euro mi sembra. Costa. Poi ragazze, io secondo me ho fatto svaligiare le maschere della Cacquo, perché non è rimasta neanche una, né quella idratante, era rimasta soltanto questa antistress. Quindi ragazze, nella skincare mo che immagine esce qua, perché sennò io vai all'attacco in azione e non mi fa fare manco questa vuota maschera. Tanto per prendere quella in dieta sono finite tutte. Uccido quella. Ma farò questa qua antistress. Infatti che lo stress è assai. Poi, qua che c'è ancora? Altra pasta, abbiamo finito, queste sono le fettuccine. Poi erano in offerta queste patatine della Pizzoli, che si chiamano patatine Why Love Vivaci, che sono delle patatine tutte, diciamo, a zig zag, Maria Pia, ondulate. Ok, le voglio già. Dopo le faccio. E quindi abbiamo preso... Ma che questi non erano di pollo. Ma è piena, finite i boost, no? Butto che l'è boost, no? Forse è l'ultima. Ah già. Poi abbiamo preso il formaggio quello là condito, con le olive, la rucola. Questo qua che è buonissimo, a mio marito piace tanto. E anche a papà. Poi abbiamo preso un po' di pancetta, questa è la pancetta coppata. Però abbiamo preso giusto qualcosa di insaccati, niente, perché sono una versione di salame di pancetta. Poi abbiamo preso il provolone dell'auricchio, questo però è dolce, non è il piccante. Abbiamo pigliato il piccante, mi è sbagliato il bus. Poi ho preso anche una confezione di peperoni, Poi mio marito ha preso anche del formaggio. Ah no, è sempre pizzichettone, questo è piccante. Maron, Maria P, come ti voglio bene, roppo di favore. Maria P mi sta posando tutto. Eccole qua, le olive nere extra. Sono tipo quelle di Gaeta, non so se vedete bene. Questo quando vogliamo fare anche una scarola... con le olive in padella, una puttanesca buona con il pomodoro, olive, capperi. Poi ho preso i legumi in barattoli di vetro, perché mio marito, abbiamo litigato anche per i barattoli di vetro, perché io dicevo prendiamole in scatole, mio marito nel vetro, e ha vinto lui alla fine. Quindi abbiamo preso sia fagioli, ceci, della Selec. Poi ho preso dei fiocchi di latte, questi li mangia mamma, i fiocchi di latte. Maria Piche, sta che latte a bussare là, ma quasi fornuto. Sì. Oh my god, oh, non me ne sono accorto proprio stavolta, che latte a volte mi pare che mi affatica un po' di più. Mi sono affaticata di più l'altra volta. Altri ceci, altri fagioli. Poi abbiamo preso un pezzo di burra, che vuole rimanere in butta, pezzo di burro. Poi ho preso uno scatolo di mais, mais dolce. Poi ho preso di nuovo l'aglio in polvere, sempre perché mi piace tenerli in casa. Altri fagioli, sempre della Select. Poi abbiamo preso della pasta molisana, mio marito ha preso i maccheroni, che poi sono tipo gli elicoidali. Però ogni casa di pasta, casa di pasta, mette il nome a modo loro, perché questi maccheroni. Poi, che c'è qua? Ah, poi abbiamo preso il latte, abbiamo preso tre buste di latte della Sisa. Maria Pilla, che stanno in buste di latte, pupusa.
Non sta niente più. Ora ma l'uoglio. Stanno le bottiglie, l'uoglio. E abbiamo altre pelate, ci fatte già. Poi abbiamo preso due bottiglie di olio extravergine. Camporo, che è un buon olio. L'olio per friggere non l'ho preso, proprio perché era una rapina lo stesso. Ma ne piglia sopra i 2 euro una bottiglia d'olio per friggere. Noi non friggiamo, non stiamo friggendo proprio, è vero Mary? Non stiamo friggendo proprio, con la friggitrice ad aria in gran parte facciamo i bastoncini, i sofficini, patatine. Diciamo in gran parte cose che friggevamo prima, adesso non li friggiamo più, quindi facciamo tutto in friggitrice ad aria. Quello che posso friggere magari è soltanto le melanzane, oppure le melanzane per la parmigiana e basta. Poi io in gran parte uso l'olio extravergine un po', se mi serve per... quindi... E ragazze, questo è il nostro svuota la spesa di oggi, svuota lo spesone. Che vuoi dire, coccos? Io voglio lo spiedino. Lo spiedino? Domani? Io voglio pure lo spiedino. Bene più, fanno saluto a volo. Muovete che è durato già non so che tempo se ci vuole lo spesone. Mary prima ha posato tutta la spesa, ragazzi, come l'ama sta ragazza. Ma per premio dopo ti porto al bar. Ciao. Ayane Mary P. Ti hanno fatto tanti complimenti per questa canzone che hai cantato. Devi spegnere là, sto facendo il video, si sente questo che urla da sotto. Maria Pia vi ha detto grazie, che tutti i complimenti che le avete fatto, veramente grazie a tutte. Poi Maria Pia qualche volta ci fai risentire qualche canzone. Non ti scorda. Sto facendo il video, la devi smettere. Comunque ragazzi, è meglio che a caluam mania, sino qua va a frenica, finisce male lo svuota lo spesone. Così bello, guarda là, guarda là, alla prossima. Tanti auguri a papà, tanti auguri a papà, tanti auguri per la tua festa, tanti auguri a papà, auguri. Auguri al mio papà per la festa del papà. Lo voglio tanto bene al mio papà. Allora, oggi è la festa del papà, è San Giuseppe, faccio tantissimi auguri a mio nipote Giuseppe per il suo onomastico. E niente, ragazze, da poco ho accompagnato le ragazze a scuola ed ora bisogna vedere sempre che teniamo da fare. Ho un'asciugatrice accesa, la lavastoviglie, mo ti faccio il caffè, papà vuole il caffè. E niente ragazze, io continuo. Eccoci qua, siamo scese un pochino. Ho fatto un po' contenta le mie figlie che vogliono prendere qualcosa con me, vero Mary? Sì. Vi faccio vedere Ariana Grande e Whitney Houston. E qua Mary P e la Gris. Una posa molto naturale. Mi siete belle. Allora avete già deciso cosa prendere? Sì. Tu cosa vuoi? Non te lo dico. Va bene, tu? Certo. Setta di Shayna Nuvoletta. Eccola. Che carina. Bella, vero? Ma le hai dato un nome a questa borsettina? No, non dico che te che ci inganno. Nuvola. Una nuvoletta come te? Banale. Sei una nuvoletta. Così per le... Queste cose per il collo, non è corta la manica? No, perché non è... E ti arrivo in coppa la panza. Me la metto tipo a marsupio, capito? Ah, tipo a marsupio, è buono. No, è bello questo filtro. Sto coro mi fa sempre tu 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 ta 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 tu 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 ta ta ta. Ma come già per voi il mio cuore fa tu 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 ta ta ta. Ed eccoci qua, eccoci giunti nella mia skincare serale, ragazze. Insieme a voi. Allora, stasera con la fascetta di Minnie, perché voi sapete, io con le fascette ormai mi ci sono proprio affezionata. E questa è la fascetta, una delle fascette che amo. Poi, per ogni volta che mi metto una fascetta diversa, il tema è diverso. Adesso sono Minnie, sono una topolina. Una topolina, però non è la fascetta topolina. Però faccio lo stesso squis, 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 squis. Allora, ragazzi, qua si è squagliato tutto. Ed io mi vado a mettere che cosa? Che cosa?
Il mio botanica, che è quasi finito, ragazze. Ormai è una cosa saputa, che qua non dura proprio niente. Non dura, perché ci sono gli avvoltoi in questa cosa. Gli avvoltoi. Le mie figlie. Comunque, andiamo. Acqua micellare 3 in 1, deterge, illumina e strucca. Fiori di pesco e fiori di godone. Ah. L'importante è che c'è ancora e posso fare la donna delle mie vite. Andiamo. Ragazzi, oggi è stata la festa del papà. Ah, ragazze, a festa del papà, mio marito ha comprato le zeppoline, ragazze, chissà che ragione ho voluto fare proprio niente. Non ho fatto niente. Ho detto, però, a me mi scoccia, fa sti zeppoli, ci fa pure niente, capo e ferriga, uno dire no, te metti la faccia, oggi se già. E chi già farò per resistere, no? Ci te freggi a cattivo solo io per devozione. E basta. Ragazzi, mi sciacquo. Allora, io mi sono sciacquata. Mi ho fatto pure la doccia per finire in bellezza. Mi ho fatto la doccia. Ed ora, che cosa farò? Che cosa farò? Na, 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 na. Eccola qua, mi farò la maschera della CQ che è antistress, ragazzi, quelle antietà, idratanti, non so se perché ho fatto la pubblicità, ma si maschera ne viene mai squagliata, ragazzi, bella e buona, ne squagliate tutte in maschera, e me ne è rimasta solo che l'antistress. E secondo me aspettava me questa maschera antistress, dice Fonzi, solo tu la puoi fare questa maschera, solo io la potevo fare. O stress è troppo, ragazzi, pure la maschera, se per. Ah, questa me la applichiamo e la teniamo 15 minuti. Ma poi me la metto, ragazzi, mamma mia, mi viene già freddo ancora. Mi viene già il freddo addosso. Perché so che è fresca. Eccola qua. Antistress. Mamma mia, quanto prodotto vicino, ragazze. Non so se vedete. Capo stress, ce ne vanno pochi più i prodotti. Pace che vogliamo tutte queste cose. È una maschera in tessuto. Però, ragazze, io volevo provare a comprare proprio la maschera quella in crema, che la possiamo fare più spesso, eh? Sennò qua ci mi mette a spendere tante soldi per sti maschere, stop. E sinceramente, non lo so, mi erano paruteschi. Ragazzi, ho vado, che bel profumo che ha questa maschera. Oh, oh my god. Oh my god, che freddo. Ah. Oh my god. Ah. Mamma mia. È arrostocca. C'è ancora? Ah. Oh, mamma mia, sembro la donna delle nevi davvero. Oh, mamma mia. Ah, oh, che bello. Ah, oh, che freschezza, che sembra bella in estate sta maschera. Ah, oh, in estate è bella. Mi sono belle la maschera.
troppo carina. Allora ragazzi, attendiamo 15 minuti e poi ci ritroviamo a frappè. Eccomi, eccomi qua. Adesso andiamo a togliere la maschera. Mamma mia ragazze, che freschezza. È ottima questa maschera. Allora, andiamo. Andiamo. Oh. Oh. Ah, tette. Mamma mia. Adesso andiamo a picchiettare, così il prodotto si assorbe sulla pelle. Gli schiaffetti. Oh. Bello. Bella maschera in distress, eh? Un po' si dice che no. Aspettavo te, aspettavi me. Ah. Mamma mia. Ah, già. Yeah. Si è assorbito tutto il prodotto. Ah, adesso non mi metto niente più. Ho fatto la maschera, va bene così oggi, eh? Va bene così. Ora passiamo ai salutini a sorpresa, proverbio napoletano e paroline napoletane. Ragazzi, a faccia sta troppo bello, troppo, troppo. Allora, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Salutini a sorpresa. Allora, in questo video voglio salutare le amiche Fabiana Gargiulo, Anna Maria Tiaferia, Clementina la mia amica e anche Maria Falcione. Un bacione. Poi saluto Mini 74 che sarebbe Maria dalla Puglia, però non mi ricordo quale città della Puglia. Poi saluto a Maria Giordano, Maria D'Amico, Alba Borzi, Giovanna Cosenza e Simona Bastianelli. E poi un grande bacio a tutta la nostra community. Proverbio napoletano. Chi più pensa di sapere, più ignorante. Chi più pensa di sapere, più ignorante è. Questo proverbio sta a significare che più si è arroganti e presuntuosi e più si è ignoranti. Paroline in napoletano. Allora, oggi facciamo due verbi in napoletano. Allora, il verbo uscire, noi non diciamo usciamo, noi diciamo ascim. Quindi usciamo, diciamo ascim. Mentre entrare, entriamo, noi diciamo trasim. Entrare, diciamo trasim. Ci vediamo nel prossimo video a Casa di Alfi. Ciao.